Eccomi qua ragazzi, in questo nuovo test mondo, scusate se parlo piano ma è perché ci sono i miei di là, quindi vorrei evitare che mi sentissero mentre parlo, perché sennò poi mi darebbero del pazzo, anche se in effetti non è che sia una cosa tanto, diciamo, eclatante. Allora, questo qui è uno Scania R730 modello Super con livrea pezzaioli. Pezzaioli praticamente è un costruttore di rimorchi per il trasporto del bestiame da Montichiari a Brescia. Mi sono informato, così poi la gente non rompe le balle in generale su ma non ti informi, ma è sbagliato, ma qua ma vaffanculo, sempre a scassare le balle. E niente, è stato convertito da Gianlufarmer 92, che vabbè, faceva parte del nostro team, so che poi ha avuto problemi per conto suo e quindi non è più potuto venire con noi, ma vabbè, pazienza, siamo riusciti lo stesso andare avanti a trovare qualcuno. Comunque allora, come avete visto, è cominciato dal 2015, perché c'era anche nel 2015, aveva un'altra livrea ma poi è stata modificata, è stata aggiunta anche la scritta WLF e la livrea pezzaioli. Sta anche facendo, anzi è già uscita una versione di prova dello Zaccaria. Sono alcune cose da sistemare, dopodiché uscirà tra qualche giorno la versione creata da Iron Farmer e Iron Farmer 92 di questo Zaccaria Dumper 3 assi. Quello col cassone rosso e il telaio verde, ecco, con la scritta Zaccaria in giallo. Quindi state attenti che tra un po' uscirà e quindi siete a posto per quanto riguarda i carri italiani, anche se poi ce ne saranno molti altri che mancano all'appello. Comunque è ben fatto, quindi tranquilli. Anche questo qui devo dire che è veramente ben fatto, penso sia stato un modello preso da Euro Truck Simulator 2, perché è veramente molto ben fatto. Purtroppo non si possono aggiungere funzioni del tipo luce interno a cabina, retroilluminazione del cruscotto, tutto quanto, però lo stesso non è male, dai. Viene dato in questa configurazione qui con il bull bar davanti, questo qui, e altre cose. Intanto, vabbè, elici come sempre, barra spaziatrice, e avete, va bene, allora open antenne, sarebbero le antennine queste qui. Anche se non vedo che non cambia praticamente nulla, quindi non so, anzi giusto, è ancora da sistemare un pochettino, a cambiare alcune cose, questo lo vedremo dopo. Questo qui è il bull bar che ho detto prima, se voi volete avere una versione diciamo più sobria basta che premete quel tasto lì e vi scompare il bull bar qua anteriore, che è un fa rima anche col mio, no, cioè è un mio parente. Poi vedete che le tendine queste qui, e voilà, scompaiono le tendine, parasole, molto utili in caso magari abbiate qualche diciamo problema con il sole che vi picchia in testa, usate di questo lato qui visto che il sole mi ha ribaltato da questo lato qui. E niente, non c'è altro di C interno, è veramente diciamo essenziale, ecco, ed è fatto anche molto bene l'interno, vuol dire molto ben curato, penso sia stata una versione presa da Eurotruck, ripeto. Sentiamo anche il sound. Sì, è proprio sistemato che si sente poco il vuoto. Comunque anche Zilio ha un R580 che lui è adibito al trasporto di animali. E devo dire anche quello lì suona bene, anche se magari il suono può essere diciamo, un po' troppo metallico, ma comunque non è male. E tengo un po' di fumare un moro. Sentite, non fa proprio un sound proprio da vuoto, proprio un po' diciamo strano. Purtroppo qui solo su Farm non si può fare un granché. Comunque adesso io vado a farvi vedere un pochettino come si comporta quanto riguarda il carico degli animali e altre cose. Eccomi qua, arrivato dal nostro diciamo venditore di animali di fiducia. Allora, intanto mi sono accorto che le luci qua, questa qui, questo gruppo di luci qua anteriori non funziona. Vedete, io sento tutto quanto ma non funziona quest'ultimo 4 paio di luci. E neanche quello posteriore. Retromarcia, 4 frecce, fumo nero, cicalina della retromarcia e boh. Tutto qua, scarichiamo il nostro rimorchio, questo qui. X si diciamo si apre il portone posteriore e con il tasto rosso che vi dicevo prima potete togliere o mettere il pianale. In questo caso c'è il pianale, ora io lo tolgo e dovrebbe contenermi penso più animali, anzi meno, perché essendo un unico piano non me ne contiene di meno e ho più aria per i miei animali. Non cambia nulla a livello di diciamo capacità, sempre, vedete qua è sempre 24 maiali, 28 pecore e 12 mucche. Le mucche essendo più grandi occupano più posto, però comunque fate un raddoppio
Stessa cosa contiene anche il carrettino qui lì dietro, quindi fanno praticamente 48 maiali, 36 pecore e 24 mucche, quindi diciamo che sono una bella quantità. Adesso qua, vabbè, anche se vado in retromarcia mi compenetra l'altro rimorchio, qui non c'è nessun problema, vabbè, non c'è nessun problema di collision, se no ora mi troverei nello spazio. Stessa cosa anche nel... Ah, ok, qua si apre in automatico, ma che cacchio. Ah, ok, ho sbagliato il tasto. Vabbè, qui è la stessa cosa. Oh, ciccio, devi... Ah, ok, capito. Non funziona. Ah, oh, boh, funziona, ok, boh. È un po' strano da vedere perché deve stare fermo, no? Mi deve venire fuori una roba tipo non puoi usare, non puoi dispiegare perché c'è l'altro carro attaccato, una roba del genere, non puoi dispiegare. Qua vedete c'è anche il clima. Per tenere al caldo il nostro autista, e poi sono anche le bestie. E va bene, lampeggiante tutto quanto, quindi devo dire che non è affatto male. E poi a me piace Scania, quindi direi che non è male. Scania e Volvo, per il resto gli altri camion, Mercedes, sì, mi piace, i nuovi modelli mi piacciono, anche DAF. Cioè in generale tutti, ma preferisco di più Scania e Volvo. Hanno una linea che non so, cioè mi ispira, mi piace. Iveco, insomma, più che altro Scania e Volvo, il resto sì. Quello nuovo, l'S730, però mi sa tanto di DAF sopra, sulla parte sopra dove vedete qua i fari, cioè mi sembra un po' una incrocia tra un DAF e un Scania. Comunque vabbè, non sono un intenditore di camion, ma comunque questi sono i miei gusti. Per questo modo veramente ben fatta, molto utile magari nella vostra serie, ma le volete usare lo Scania, anche se è solo monouso. E niente, link in descrizione come sempre, metterò link in descrizione anche la pagina di Gianlu Farmer, alla prossima, ciao ciao!